Ciao, sono Udi Tontube e benvenuti a un nuovo video. Sicuramente vi sarà capitata una situazione del genere. Avete un brano pronto, accordi di chitarra, groove di batteria, tastiere, parole, ma vi manca il basso. I bassisti, si sa, sono merce rara, ma oggi voglio parlarvi di un plugin che vi risolverà il problema una volta per tutte. Dopo la sigla. Questo è il layout di modo bus. Ho il controller collegato al computer, quindi possiamo sentire qualche suono. Questo è il default, un Precision degli anni 60. Così qualche nota. Ovviamente possiamo scendere anche un pochino più in basso. Con questo indicatore possiamo decidere dove il nostro bassista virtuale andrà a pizzicare le corde. Più vicino al manico abbiamo un attacco più morbido. Più vicino al ponte, ovviamente più metallico. Ok, ma ritorniamo al default. Ok, secondo che lo inserisco. Sentiamo altri strumenti. Pensiamo a questo jazz bass modern. Sentiamolo qui vicino al ponte. Oppure qua. Weakenbecker. Qua abbiamo l'Hofner di Paul McCartney. Fino a bassi un pochino più estremi. Vediamo per esempio quest'ultimo, questo mostro. Ok. Torniamo per un secondo al default e vediamo cosa succede quando noi clicchiamo sul menu Playstyle. Qui il nostro bassista suona con le dita, finger, e possiamo decidere se e il pizzicato avverrà in formula alternata o con un dito solo. C'è una leggera differenza, o alternato. Poi il tocco, se lo vogliamo normale, aggressivo o delicato. Quando passiamo al plettro possiamo decidere se la pennata è alternata o in una sola direzione. E lo scratch è ovviamente il rumore del plettro sulla corda, qua è più enfatizzato. Infine abbiamo lo slap con stroke auto. Praticamente il computer decide solo quando fare popping e quando fare slapping. Alternativamente possiamo decidere noi solamente slap o solamente pull. E muting è la quantità ovviamente di stoppaggio che viene attraverso la mano destra. Adesso passiamo invece alla mano sinistra, mettiamo così finger, e qua abbiamo con let ring la possibilità di selezionare le corde a vuoto. Sentite come il suono viene, resta sullo sfondo. Fingering è ovviamente la diteggiatura. Possiamo decidere una diteggiatura semplice, oppure solamente in prima posizione, oppure più vicina, e sfruttare ovviamente altre zone della tastiera del basso. Open string ovviamente è la possibilità di usare o meno corde a vuoto, e col detach abbiamo il rumore che abbiamo quando il bassista solleva le mani dalla corda. Sentite questo? Questo è il detach. Ok, passiamo adesso alle corde. Possiamo decidere ovviamente il numero di corde, l'action, ossia quanto il nostro bassista andrà a faticare, e il tipo di corda. Round wound è il tipo di corda standard, diciamo, nei bassi, la maggior parte dei bassi. Se noi mettiamo flat wound abbiamo un suono più jazz. Gauge è lo spessore.
questo è molto carino, l'età della corda. Ora, se noi mettiamo le corde vecchie, abbiamo un suono attufato. Con le corde nuove abbiamo un suono più metallico. Ovviamente nel mezzo abbiamo un suono più intermedio. Elettronica. Qui su questo basso abbiamo un pickup solo e cliccandoci sopra lo possiamo spostare avanti e indietro. Se noi vogliamo, possiamo aggiungere un altro magnete e questa è la lista. Possiamo mettere, per esempio, non so, questo magnete violin. Anche lui spostarlo. Adesso sentiamo il suono. Ora, se io riduco il volume a zero, resto solamente col magnete che avevo all'inizio. Se io vado solamente col secondo, sento l'influsso di questo secondo magnete. Ovviamente posso spostare avanti e indietro, insomma, come mi pare. Adesso ritorniamo al default e vediamo il tipo di circuitazione, attiva o passiva. Con la circuitazione passiva ovviamente abbiamo solamente il controllo di tono, chiuso o aperto. Quando la circuitazione è attiva abbiamo un EQ, con questo restiamo col passivo. Adesso arriviamo alla penultima finestra, che è quella dell'amplificatore degli effetti. Abbiamo due diverse testate, abbiamo una testata Solid State, è una testata valvolare. Suona leggermente diverso. Qua con questo abbiamo l'EQ con una sorta di compressore. E rimettiamo anche quella che ci stava prima, Solid State. Ok. E abbiamo la nostra pedaliera qui sotto. Qui posso decidere quali effetti inserire. Per esempio, prima di tutto voglio un compressore, ok, secondo pedale per esempio voglio un envelope, ok, equalizzatore grafico, ok, un altro compressore, va benissimo, oppure non so, un octaver, quello che voglio. Vado a selezionare il pedale che voglio suonare e qui posso praticamente decidere il setting del pedale. Questo è l'envelope. Adesso se voglio l'octaver, se io voglio per esempio il distorsore, per esempio qua non ce l'ho messo, apro il drive. Insomma, abbiamo veramente una quantità pressoché illimitata di opzioni. Infine questo controllo che è assolutamente interessante, ci permette di dosare la quantità di segnale che viene dall'amplificatore e dalla DI. Quindi abbiamo un amplificatore al 40% se vogliamo, la DI al 60% e il master al 60%. Ovviamente possiamo cambiarlo, possiamo mettere, ne so, tutto ampli e niente DI. Ok, questo è un pochino al limite, un po' di meno magari. Oppure solamente la DI. Ma questo è utile per poter, insomma, arrivare precisamente al suono che abbiamo in mente. Passiamo adesso a un groove di batteria e sentiamo modo bus in tempo reale. Thank you.
Allora, che dite di questo modo basso? Vi è piaciuto? Io l'ho trovato estremamente credibile nei suoni, facile nell'utilizzo e abbiamo così tante opzioni che è praticamente impossibile non trovare il suono che fa caso al nostro. Se avete bisogno di un plugin per basso, per la vostra produzione o per la vostra demo, ve lo consiglio caldamente e vi lascio il link in descrizione. È tutto per oggi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, fate like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto. Ciao!